Vegliate. Se siamo qui questa sera non è solo per fare un capodanno diverso, in un luogo diverso, o per aspettare il conto alla rovescia, allo scoccare della mezzanotte. Vegliate, ci dice Gesù nel Vangelo. Vogliamo essere svegli, cioè che il nostro sguardo sia attento, vigile, pronto, mentre se fossimo rassegnati o indifferenti saremmo come addormentati, rinchiusi in noi stessi. Vegliate, perché come guardiamo il nostro passato, questo getta una luce sul nostro futuro. Come guardiamo il nostro passato, getta una luce sul nostro futuro. E le domande che abbiamo ascoltato nel messaggio di Papa Francesco per la pace vanno tutte in questa direzione. Che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini, per essere meglio preparati per osare la novità? Quali segni di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di rendere migliore il nostro mondo? Domande che ci obbligano, chiede il Papa, a guardare al nostro passato, a saperlo interpretare, per poi rivolgere lo sguardo al tempo che ci sta davanti, non con la curiosità, non con un semplice slogan, forse semplicistico, che tutto andrà bene, ma che il bene c'è ed è sempre possibile trovarlo e farlo, questo bene, anche nelle situazioni più ostinate e difficili. Vegliate allora, perché il giorno del Signore è vicino, l'ora del Figlio dell'uomo è venuta, dice Gesù. Questa espressione che in genere la sentiamo utilizzata alla fine di un anno liturgico e alla fine anche di un tempo dell'anno sociale, ci invita a prendere in mano il senso del tempo, a ridargli il giusto valore. Perché il tempo presente fa già parte del giorno del Signore. Questo tempo è già l'ora del Signore, è l'ora della presenza del Signore. Abbiamo pregato nella colletta introduttiva con queste parole: vegliando nel tempo possiamo scoprire in esso, cioè nell'anno trascorso, i segni della tua presenza amica. Che bello questa espressione, la presenza amica del Signore. Sì, il Signore è una presenza preziosa, indispensabile, utile, unica. Lo è stata e lo sarà ancora, presenza amica. Ma in quello attuale, il tempo in cui il Signore mi chiama ad agire, mi dà e mi dona giorni e ore per essere suo operatore e costruttore di bene, per essere suo messaggero e artigiano di pace, per essere suo dispensatore di perdono, per essere suo testimone di amore. Questo è il tempo del Signore, questo è il suo giorno. È il tempo in cui quell'impossibile sperimentato per le cattive abitudini, per quella logica umana sempre che mette al centro noi stessi, il nostro egoismo, quell'impossibile può diventare, grazie all'amicizia con il Signore, possibile. E
così è possibile anche quel miracolo che abbiamo ascoltato nell'episodio bello, del simpatico anche, dei ladroni del monastero di Monte Casale. Abbiamo ascoltato come questi ladroni, attraverso l'invito di Francesco e delle piccole astuzie che chiede ai frati di attuare, si convertono. Ma se vogliamo vedere meglio in questa storia, è possibile scorgere un altro miracolo, che non è tanto la conversione dei ladroni, sì, quella c'è e quella stupisce, è il lieto fine, ma sono le indicazioni che Francesco dà ai suoi frati e che oggi invita anche noi a ripetere. Un'espressione forse che l'abbiamo ascoltata sorridendo un po', ma che è profondamente vera. Francesco invita a chiamare quei briganti fratelli ladroni. E non è una espressione così da prendere alla leggera in Francesco, perché sappiamo bene quale pregnanza aveva questa espressione fratelli. Addirittura Papa Francesco ha ripreso questa espressione da un'altra lettera di Francesco di Assisi, la fratelli tutti, e da qui ha costruito un nuovo mondo. Ecco allora il nuovo sguardo profondo che ha Francesco. E questo sguardo non nasce così per un'intuizione personale, nasce dall'incontro con Dio, dall'incontro con il povero, dall'incontro con il lebbroso. E Francesco ha lo stesso sguardo di Dio, vede il mondo e gli occhi degli altri con lo sguardo di Dio, che riconosce nell'altro non un nemico, non un ostacolo, non un impedimento alla mia realizzazione. Il fratello brigante, per Francesco, dà l'occasione a questi frati di tirare fuori il meglio di sé, con quel rispetto, con quell'affetto, con quella cortesia, con quell'amicizia di atteggiamenti che pian piano, progressivamente, questi frati mettono in atto. Questo fratelli ladroni permette ai frati di cambiare il proprio sguardo, il proprio punto di vista, i propri preconcetti, le proprie abitudini sbagliate verso gli altri. Allora siamo qui a chiederci, e lo chiede Papa Francesco anche nel suo messaggio per la pace, qual è questo nuovo sguardo da chiedere a Dio dopo questa esperienza tragica, drammatica che stiamo facendo della pandemia e poi di questa guerra crudele. Questo nuovo sguardo che ci aiuti a trasformare i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. L'abbiamo già letto questo pezzo del messaggio e lo ripeto. Papa ci dà una interpretazione, ci dà già il modo di guardare al nostro futuro per poterlo cambiare, dopo averlo interpretato a partire dal nostro passato. Dice il Papa, dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un noi aperto alla fraternità universale. Ecco ancora questa parola, fraternità universale. Francesco che invita i suoi frati a chiamare questi ladroni fratelli. E ancora il Papa continua, è insieme nella fraternità e nella solidarietà che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Ecco allora, fratelli e sorelle, come camminare nel nuovo anno. Qual è il nostro augurio che ci facciamo per il 2023 alle porte? Imparando, ecco, da quelle abitudini del passato, interpretandole, ringraziando il Signore per averci donato questo tempo e benedicendolo con la nostra vita per il futuro. Riscoprirci figli di Dio e fratelli e sorelle tra di noi. Sia questo il bello augurio che impariamo.
secondo l'insegnamento di Gesù, a vivere questo giorno come il suo giorno, il giorno in cui è presente e in cui possiamo testimoniare la sua presenza. E l'esempio del nostro serafico padre San Francesco. E vorrei chiudere con le parole di Benedetto XVI, che oggi ha lasciato questa terra per raggiungere la casa del Padre, che così, qui, in questa basilica inferiore, pregava San Francesco, e lo pregava per la pace. E anche noi allora usiamo queste sue parole e lo preghiamo per la pace, per noi, per le nostre famiglie, per le nostre comunità, per la Chiesa, per la nostra società, per il mondo intero. Voglia San Francesco, uomo di pace, ottenerci dal Signore che si moltiplichino coloro che accettano di farsi strumenti della sua pace, attraverso i mille piccoli atti della vita quotidiana, che quanti hanno ruoli di responsabilità siano animati da un amore appassionato per la pace e da una volontà indomita di raggiungerla, scegliendo i mezzi adeguati per ottenerla. La Vergine Santa, che il poverello amò con cuore tenero e cantò con accenti ispirati, ci aiuti a scoprire il segreto della pace nel miracolo d'amore che si compì nel suo grembo con l'incarnazione del Figlio di Dio.